Salve a tutti amici di Tech Different, siamo qui col Moto G4, display da 5,5 pollici, full HD, fotocamera anteriore da 5 megapixel, cassa audio generica che troviamo qui sul pannello frontale. Display Gorilla Glass 3. Sulla parte posteriore troviamo la fotocamera da 13 megapixel, il flash dual, il logo Motorola, parte posteriore ovviamente removibile e nella parte superiore troviamo l'ingresso jack per le cuffie o auricolari. Passiamo ora sul lato destro del dispositivo dove troviamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione spegnimento e poi concludiamo con l'ingresso micro USB per la ricarica oppure per collegarlo ad un PC. Moto G4 che ha queste caratteristiche, ha un processore Snapdragon 617 octa-core con 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile con micro SD, è un dual SIM, supporta sia le micro SIM che le nano SIM, infatti c'è un adattatore all'interno. Come vediamo la home è pulitissima, Android Marshmallow 6.0.1 stock, quindi applicazioni minimali, com'è minimale anche l'orologio che presenta l'ora, la temperatura e la data, proprio davvero molto molto interessante. Facendo uno swipe da sinistra verso destra troviamo le schede Google Now e da destra verso sinistra le ultime applicazioni che abbiamo scaricato o installato. Qui abbiamo tutte le applicazioni preinstallate che, come vi ho detto, sono stock, se sono solo quelle che ho installato io, ovvero Twitter, Google Plus e Spotify. L'unica applicazione degna di nota è l'applicazione Moto, che ci permette di visualizzare le azioni che possiamo effettuare con i movimenti con cui possiamo utilizzare il nostro dispositivo per attivare magari il flash, attivare la fotocamera, eccetera, e poi anche il Moto Display, importante per la nostra privacy, per vedere quali applicazioni ci possono mandare le notifiche nella schermata principale quando lo schermo è bloccato e il contenuto delle notifiche, se visualizzare il completo contenuto o meno. Andiamo ora a fare una prova pratica e andiamo a bloccare il display, attiviamo la fotocamera, vedete che con questo movimento abbiamo attivato la fotocamera. Fotocamera di cui vi parlo subito, visto che ci siamo, vediamo un'interfaccia davvero pulita anche qua, abbiamo solo il tasto per scattare le foto, lo switch per passare da fotocamera posteriore e anteriore e viceversa e poi questo tasto che ci permette di selezionare se scattare foto, video, una panoramica, un rallenti oppure modalità professionale con tutte le impostazioni. Poi sopra abbiamo il tasto per attivare HDR, il flash e il timer per un eventuale autoscatto. Le altre impostazioni appaiono facendo uno swipe da sinistra verso destra. Vediamo che possiamo impostare la fotocamera posteriore a 13 megapixel soltanto con formato 4 terzi e la registrazione massima è in full HD 1080 pixel a 30 fps per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Queste sono le impostazioni. Se vogliamo vedere come utilizzare al meglio la fotocamera, basterà attivare la breve esercitazione, vedete che ci permette di vedere come utilizzare appunto l'applicazione fotocamera, che funziona automaticamente senza scaricare altre applicazioni per scattare le foto in codici QR. Andiamo ora ad attivare la torcia LED a mo' di martello, movimento a mo' di martello, state attenti ovviamente a non picchiare il dispositivo sul tavolo. Vedete che abbiamo attivato il flash, l'abbiamo spento facendo tap sulla notifica, vediamo appunto il centro notifiche visto che ci siamo, classico quello di Android che ormai ci ha abituato. Abbiamo qui la cartella con le applicazioni Google e andiamo ora a vedere le impostazioni, vi faccio vedere ovviamente il sistema operativo, versione di Android 6.0.1, Marshmallow, il nome del modello Moto G4. Il livello di patch di sicurezza è
quella di maggio 2016. Andiamo a vedere ora le altre impostazioni, che sono le classiche che trovate nelle impostazioni dei dispositivi Android. La memoria RAM, vedete che abbiamo una memoria RAM segnalata massima 1,8 GB, perché 200 MB sono riservati al sistema operativo, ovviamente, per farlo girare. Bene, andiamo a vedere ora Google Chrome, che è il browser predefinito. Logicamente, essendo Android stock, non c'è un browser proprietario da parte di Lenovo. Vediamo che carica molto velocemente, non ha bisogno di tante presentazioni Chrome, perché ormai lo conosciamo tutti, la sua rapidità nel caricare le pagine. Vedete il dispositivo com'è reattivo, facendo lo swipe verso l'alto, verso il basso, addirittura possiamo andare in cima e in fondo subito al sito tranquillamente facendo un semplice swipe. Torniamo ancora alla fotocamera e andiamo a fare una classica prova che facciamo in tutte le recensioni, ovvero la foto live del telecomando. Andiamo ora a recuperare la fotografia appena scattata, eccola qua. Vi ricordo che è in formato 4/3, quindi risoluzione massima 13 megapixel. Per godere maggiormente della risoluzione delle fotografie che scatta questo dispositivo, vi rimando alla nostra cartella Mega che trovate nella recensione scritta, in quanto troverete appunto le fotografie in formato originale, senza nessuna compressione, ed avrete modo di vedere tutte le colorazioni, come si comporta appunto questa fotocamera. Qui abbiamo le solite impostazioni per eliminare, modifica rapida oppure condivisione. Bene, io direi che possiamo andare a vedere un attimino il prezzo di questo dispositivo, che si aggira intorno ai 219-259 euro. 219 euro per quanto riguarda Amazon, 259 invece per quanto riguarda altri negozi online oppure i negozi fisici. La batteria da 3000 mAh si arriva tranquillamente a fine giornata con un utilizzo medio, attenzione medio. Se lo utilizzate con il 3G attivo, luminosità massima come nel mio caso, ecco qua, tutto il giorno, ovviamente non vi dura, ha bisogno di una ricarica, anche perché 3000 mAh sì, sono abbastanza, però se tenete la luminosità al massimo, soprattutto adesso che è estate, essendo fuori al sole non si vede molto molto bene tenendo la luminosità media. Vi faccio vedere ancora una volta il design di questo dispositivo, davvero molto molto bello, con la cornice in metallo, la cover che è removibile, sotto la quale troviamo la batteria non removibile a 3000 mAh, nonché i due ingressi per le SIM e l'ingresso per la micro SD. Trovate tutte le relative foto nel nostro articolo riguardante questa recensione del Lenovo Moto G4, dispositivo che mi è piaciuto davvero tanto, un dispositivo che ha un display ampio, colorazioni davvero eccezionali, nonché una dotazione software di assoluto interesse.